Diamogli la grazia! Andiamo! Ma che succede? Si direbbe una sommossa, Granduca. E allora che aspettate? Sparate! 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 Puntate! Fermatevi! Non sparate! Ma siete tutti impazziti? Volete trasformare un tumulto popolare in un'insurrezione? Chi ha dato quest'ordine? Io! Pietro! Ho dato l'ordine di sparare! Non dovevate. Questa gente è abbastanza esasperata. Chi sei? Capitano Orlov del 3° Reggimento Cosacchi. Vi ho impedito di commettere un tragico errore, Granduca. Voi non muovetevi. Cosacchi, sgombrate la piazza! Andate, gente, andatevene a casa, prima che si metta male. Andate, su, via. Ora potete proseguire, Granduca. Avanti. Cosa voleva quella canaglia? Non si è capito bene, maestà. Credo che avessero fame. Incredibile, dato che erano solamente le 5 del pomeriggio. La Granduchessa Caterina. Vi aspettavamo ieri sera al ricevimento del principe Yukov dopo l'opera. Un'improvvisa emicrania, maestà. Sono subito rientrata al palazzo. Non sola, spero. Mi ha accompagnata Saltykov. Veramente premuroso il giovane Sergei. Un gentiluomo di camera perfetto. Beh, andate pure, mia cara. E vi auguro di non cadere preda anche questa sera di un'altra emicrania. Mi avevate accordato il primo ballo, Granduchessa. Quando imparerete ad essere meno impetuoso, Saltykov? Sono
appena arrivata e subito mi aggredite con una richiesta che non ammette rifiuto. È difficile resistere anche poche ore lontano da voi. Così ho stafilato quel cosacco ribelle. Stava per gettarsi ai miei piedi, per implorare pietà, per chiedermi di non infierire su di lui, supplicarmi. Non credo che avesse questa intenzione, Pietro. Taci tu, eri chiuso in carrozza, non hai visto nulla. Chissà che spavento avrete provato, mia cara. Credete, contessa Voronsov? Non hai visto nulla, nulla! Saltico! Mia moglie desidera danzare. Mi auguro di essere il preferito. Certo. E le vostre assidue premure sono premiate. Dovete avere pazienza. Non si può cambiare il carattere di una donna. Ma si può cambiare donna. Pietro, non parlate così di colei che è la vostra sposa e che un giorno siederà sul trono accanto a voi. Quando verrà quel giorno? Che si vada addensando un uragano sulla Russia. Forse sta già arrivando. Latushev, come giudicate voi il Granduca Pietro? Ecco, signor cancelliere, un po'... come dire... Certo ha commesso degli errori psicologici incredibili. La sua relazione con la contessa Voronsov, per esempio, così sfacciatamente palese, ma soprattutto l'aver chiamato al suo servizio personale quel reggimento dell'Holstein, ben sapendo come le truppe russe, in particolare i cosacchi, odino i tedeschi. Forse la nostra sventura, eccellenza Panin, è che non Caterina, ma Pietro sia l'erede al trono. Non è prudente, Latushev, esprimere in modo così netto le proprie simpatie. Veramente ho sempre pensato che anche voi in qualità di primo ministro... Talvolta anche pensare è poco prudente, Latushev. E poi, in fondo, anche Ivan il Terribile era pazzo, eppure fece grande la Russia. E inoltre... Inoltre? Perdonate, signor generale, da parte del colonnello Aliushin.
Le grandi manovre sono state rinviate. Dite al colonnello Aliushin che rimanga a Staroblesk con reggimento in attesa di ordini. Anna. Sì? Quell'ufficiale cosacco, chi è? Mi sembra il capitano Orlov. Orlov. Capitano Orlov. Avete qualche ordine da darmi, Granduchessa? Ordini? No. Ma vorrei ringraziarvi per il vostro intervento di oggi nella piazza. Avete impedito un assurdo spargimento di sangue, la cui colpa sarebbe ricaduta su di noi. E sulle vostre guardie tedesche, Granduchessa. Mie? Del Granduca, vorrete dire? Ammiro gli uomini che agiscono d'impulso, con il cuore, ma anche con equilibrio e decisione. A che reggimento appartenete voi? Terzo Cosacchi. Me ne ricorderò. Addio, capitano. E buona fortuna. Gregory. Fratello mio, qualcosa che non va? No, piuttosto qualcosa che mi ha colpito, Alan. Che cosa? Ho conosciuto la Granduchessa. Hai parlato con lei? Proprio con lei? Ti sembrerà incredibile, ma mi hai ringraziato per quanto è accaduto oggi nella piazza. Che strano. La giudicavo tanto diversa. Capitano Orlov! Ho un ordine da comunicarvi. Dovete rientrare. Dovete rientrare immediatamente al reggimento. Vorrete dire domattina, è tardi. Noi e i nostri cavalli siamo stanchi. Vi ho detto di partire immediatamente. E chi ha dato quest'ordine? Il vostro generale? Avete forse qualcosa da obiettare? L'intenzione l'avrei, Schwering. Ma purtroppo non posso. Ai cavalli. Dimenticarvi è impossibile. Potrà accadere tutto nella vita, ma non questo. Siete entrata in me stesso, nella mia anima, nel mio sangue. Oh, vi amo, Caterina. Dovrei essere felice. Mi amate. Voi, la più stupenda donna che esista sulla terra, vi ho accanto a me. Posso vedervi sorridere, sospirare, posso accarezzarvi, baciarvi. Siete mia. Eppure soffro terribilmente, continuamente. E perché, Sergei? E me lo chiedete? Voi! Così intelligente e generosa, costretta a vivere in un mondo di intrighe e di bassezze, accanto a un marito rozzo, volgare, bacato dalla follia, un uomo dominato da tortuosi complessi, in intelletto, in amore. Ma perché non fuggiamo? Lontano da qui, da tutti. Voi e io, soli. Siete pazzo, Sergei. Dovete vivere, Caterina. Liberatevi da questo sudicio ambiente che vi circonda. Venite con me, lontano, verso una vita finalmente felice. Siete così giovane, Sergei. Avete un impeto e un entusiasmo che a volte fanno paura. Vi amo sinceramente. Ditelo ancora. Ho bisogno di sentirlo. Vi amo, Caterina. Thank you.
pazza di te, colonnello. Sì, grazie. Gregory, Orlov, perché questo precipitoso ritorno? Qualcosa che non va? Forse. Schwerin, quel capitano dell'Holstein, mi ha ordinato di rientrare. Mi sbaglierò, ma credo che volesse allontanarmi dal palazzo. E perché? In genere fanno così quando vogliono arrestare qualcuno senza sollevare scalpore. Arrestare? Ma perché? A terra! Holstein! I tedeschi dell'Holstein, che vorranno? Credo che vogliano me, Ljubo. Cosa è accaduto, Gregory? Che hai fatto? Nulla. Ho solamente avuto uno scontro un po' brusco col Granduca Pietro. Capitano Orlov, dovete seguirmi. Sempre per ordine del vostro generale? Sì. E qual è il motivo? Siete in arresto, Orlov. Andate via di qui. Tornate a casa vostra, bastardi! Alan! Fermati, Orlov! Sei impazzito? Mostratemi l'ordine di arresto. Alan. Non è niente, Gregory. Ora vediamo. Sono costretto a obbedire, Orlov. Con profondo dolore devo lasciarti arrestare. Ma non temere. Farò quanto è possibile perché ti sia resa giustizia. E quanto a te, tenente, ti dichiaro in arresto. Per insubordinazione. Stai calmo. E questo è un ordine mio. Ora sono sicuro, Schwerin. Un giorno ti ucciderò. E allora interverrà il sesto corpo di fanteria sull'ala sinistra. Così. E coglierà alle spalle i cosacchi. È una mossa astuta, furba. Dovete convenirne. Ai cosacchi non rimarrà altra soluzione che una precipitosa ritirata. Ed eccoci giunti al punto cruciale delle manovre. Il mio reggimento delle guardie dell'Holstein, comandato da voi, generale Munich, avanzerà rapidamente nella tundra, in modo da cogliere di fianco i cosacchi, che per la sorpresa cederanno sull'intero schieramento, ripiegando oltre il fiume. Perdonatemi, Pietro, ma avete commesso uno sbaglio. Uno sbaglio che in caso di guerra potrebbe costarvi caro. I tedeschi dell'Holstein sono abituati alle loro montagne. Non potranno mai muoversi con rapidità nelle paludi della tundra che essi non conoscono e di cui ignorano completamente le difficoltà. Meglio sarebbe adoperare per questa astuta e furba mossa i reparti di fanteria russa del Baltico, che sono pratici di ogni ostacolo e delle insidie della tundra. Non vi pare? Stupidaggini! Idiozie di donne! Non credo, se me lo permettete, Granduca, poiché... I miei ordini non si discutono, generale Prishkin. Conosco la strategia militare meglio di voi. Più di voi. Via tutti. Fuori, fuori di qui! Proibisco di contraddirmi. A che debbo l'onore della vostra visita? Vada, Caterina. Vi ricordate ancora il mio nome? Il nome di vostra moglie?
Non sei mia moglie. Non sei mia moglie. Non sono tuo marito. Non sono più tuo marito. Non sono più tuo marito. Non sono tuo marito. Non sono più tuo marito. Saltykov! Proprio voi cercavo. Che perfetto gentiluomo di camera siete. Sempre qui, discreto, pronto ai richiami della vostra granduchessa. Sono le incombenze di cui voi così benignamente mi avete incaricato. Già, già. Tuttavia, Saltykov, ho pensato molto a voi in questi ultimi tempi e sono giunto alla conclusione che le vostre capacità, la vostra abilità, sono sprecate qui, in una simile incombenza. Domani la corte partirà per la residenza estiva, a Oranienbaum. Voi non ci servirete. Sì, proporrò alla zarina, che accetterà senz'altro, di nominarvi ambasciatori in Svezia. La nomina non è di vostro gradimento? Sì, certo. Ma forse io non sono adatto a venire in grazia, ma... No, no, non dovete ringraziarmi, Saltykov. È il minimo che potessi fare per voi. Per ricompensarvi di tutti i servigi resi a me e alla granduchessa. Qua, Caterina. Questa è Oranienbaum. Che ve ne pare, conte Poniatowski? Abituato a Versailles e alla corte francese, mi sembra un po' provinciale tutto questo. Ma è grazioso ugualmente. Sono lieto che lo troviate di vostro gradimento. Cominciavo a impensierirmi. Più vi conosco, Panin, e più mi convinco che avete la stoffa del grande diplomatico. Farà molta strada. Bontà vostra. Rimanete pure qui, Latouche, prego. Dimenticavo di dirvi che ho dato ordine di pagare quelle vostre cambiali a Parigi. Tatto veramente squisito da parte vostra. Poi c'era quella faccenda con l'usuraio Rambouillet. Pretendeva che l'interesse del 6,15% fosse da rapportare. No, risparmiatemi questi noiosi particolari. E ditemi piuttosto. Il conte Obrazier. Ecco, ci sono. Lord Stuart. No. Monsieur de Chavert. Anch'io vengo dalla Francia, mia signora. Ma non ho la fortuna di essere il gentiluomo che le vostre labbra hanno così deliziosamente evocato. Permettete, granduchessa, che vi presenti il conte Poniatowski, appena giunto da Parigi. Vous êtes français, monsieur? No, madame. Mais je vous suis beaucoup de temps à Paris, à Versailles. À la cour? Oui, naturalmente. Fa bene ogni tanto vivere nel clima francese. Così fine, elegante. Siete qua in missione, conte Poniatowski? No. Devo dirvi la verità, granduchessa. Esico sempre che si dica. Ecco. È un'ardente curiosità che mi ha spinto fino a Pietroburgo. In Francia si parla molto della Russia, della corte. E di voi? Davvero? E ora che siete qui, non siete deluso? Deluso? Che dite mai? Del resto, a dire il vero, Versailles è un po' provinciale, mentre qui è tutto così raffinato, stupendo. La Russia, la vostra corte e voi. Molto galante. Scusatemi.
Lord Stuart, stavate raccontandomi prima quell'avventura che vi capitò a Budapest. Appunto, grande testa. Non vorrei che il vostro polacco fosse più abile nel gioco dei dadi o del baccarat che non nel gioco per cui l'avete chiamato qui. Sì, venite qua. Su, allegria, allegria! Ridere, ridere! Su, brindiamo insieme! Brindiamo alla prosperità e alla felicità del popolo russo! La fede degli amanti come l'araba fenice. Che vi sia, ognun lo dice. Dove sia, nessun lo sa. Se tu sai dove ha ricetto, dove muore, torna in vita, te l'addito e ti prometto di serbar la fedeltà. Oh, visione portentosa, oh sublime apparizione, tra le fronde della vigna ecco Venere Ciprigna. Siete semplicemente meravigliosa, madame. Vi siete forse dimenticato la parte? La vostra apparizione mi ha confuso, dea dell'amore. Ogni bella al primo invito. Ogni bella al primo invito. Ogni bella al primo invito. Ma non sono sordo, amico mio. Ogni bella al primo invito sdegna amor, nega mercede, ma è un'astuzia. Poi concede e si dona in voluttà. Lo volesse il cielo, altezza. Cedo al fin, pronto a sospiro, ma poi urto un altro scoglio. Come pria avevo orgoglio, forse un giorno avrò pietà. Abbiatene, vi prego, di chi soffre tanto. Voi soffrite? L'onda che mormora tra sponda e sponda, l'aura che tremula tra fronda e fronda, è meno instabile dei vostri corpi. Caro, son tua così. Caro, son tua così. Ho bisogno di vedervi. Devo parlarvi. Non è possibile, lo sapete. Caro, son tua così. Caro, son tua così, che per virtù d'amore i moti del tuo cuor risento anch'io. Mi dolgo al tuo dolor, gioisco al tuo gioir, ed ogni tuo desir diventa il mio. E questo è vero, madame, ve lo giuro. Presto andrà a Pietroburgo a trovare la zarina. La carrozza cambierà i cavalli e la stazione di posta di Donskoy. Avanti! Avanti!
avanti, forza! Muoviti, su! Muoviti! Ti supplico, uccidimi! Ah! Avanti! Muovetevi! Via! Muovetevi! Avanti! Non ce la faccio, lasciami. Lasciami qui. Vai, Gregory, salvati tu. Aspetta, ci penso. Grazie, amico. Venite avanti. Come state, maestà? Non lo vedete? Avete avuto un'altra crisi? Restate dove siete. Mi manca l'aria. Ebbene, non riconoscete la vostra firma? Cambiali, usurai, debiti, spese pazze. Maestà, lasciate... Tacete! Caterina, voi troppo spesso dimenticate di essere la sposa dell'erede al trono degli zar. Già in passato avete commesso altre sciocchezze e ho dovuto sempre pagare per voi, ma ora basta, basta! Ricordatevi che quando vi chiamai a Pietroburgo dal vostro piccolo ducato tedesco, avevate soltanto 4 vestiti e 2 paia di lenzuola. Non avete il diritto di umiliarvi. Io ho diritto di vita e di morte su 80 milioni di anime, io posso! Presto, farmaco! Un altro attacco! Potrebbe esserle fatale. Presto, bisogna chiamare i medici. Basto io, lasciateci sole. Ma veramente? Vi ho detto che basto io. Andate. Vi sentite meglio? Per questa volta vi è andata male, mia cara. Avete perso l'occasione di essere moglie di uno zar. Non dite così. Io spero che Pietro diventi zar il più tardi possibile. Cosa volete dire? È un augurio per me? Ho il timore che Pietro salga al trono? Un augurio per voi, maestà. Voi siete la sola in tutta la corte che mi ha capita. Sì, infatti, l'ho sempre detto che siete abile, astuta, più forte di tutta la famiglia imperiale messa insieme. Chissà cosa ti serverà il destino, Caterina. Naturalmente, tutti questi conti li ho pagati io. Grazie, Matuska. Ma volevo dirvi che se ho fatto tutto ciò di cui voi mi accusate, l'ho fatto per motivi giusti, per apparire degna del posto che mi avete assegnato. La corte e il popolo devono vedermi in una cornice regale. Se ho sbagliato, punitemi. Rimandatemi pure al mio piccolo ducato, in esilio. Siete molto ambiziosa, ma cara al mio cuore. E ora andate
Voglio riposarmi un poco. Dimenticavo. State attenta a quel conte polacco, Poniatowski. Non vorrei che finisse per esercitare un'influenza troppo pericolosa. Su chi? Sul Granduca Pietro. O anche su voi, Caterina. Granduchessa. Parto stanotte per Stoccolma. Sono venuta a congedarmi dalla zarina. Vi auguro ogni fortuna. Sarei venuta a parlarvi a Oranienbaum per dirvi che nulla è mutato in me, per farvi capire che vita d'inferno mi attende lontano da voi. Una vita al servizio della Russia. Siatene fiero, Saltykov. E inoltre non andate in esilio. Tornerete qualche volta. Vivrò per questo. Addio, Saltykov. E buona fortuna. Mia zarina. Mia zarina. Mia zarina. Granduchessa, la mia presenza vi meraviglia? Non avete avuto un presentimento? No, non mi perdo mai in simili banalità. Cosa fate qui? Vi ho seguito. Perché continuate ad insistere? Siete pazzo a seguirmi. Sì, è vero. Sono pazzo. Di voi. Non volete scendere? Thank you.
vino rosso, migliore dello champagne. Squisito, sapete, non l'avevo mai bevuto. È difficile conoscere le cose del proprio paese quando si vive chiusi giorno e notte in una reggia. A che cosa state pensando? A niente. Stavo facendo un confronto. Tra me e chi? Tra lo champagne e il vino russo. È bello qui, non vi pare? La gente è così gaia, spontanea. Dio protegga sempre la nostra grande madre Caterina. Evviva! Viva! Viva! E Dio protegga voi, mio popolo. Thank you.
Dammi da bere. Acqua! Acqua! Tieni. Libero! Torna indietro! Libero! Fermate quell'idiota! Fermatelo! Sono libero! Smettila! Aaron! Lasciatelo, cari, lasciatelo! Ti servirà di lezione. Non ti darò più fastidio, sai. Alan, riposati. Stanotte ho fatto un sogno. Ero in una vallata felice, serena, lontana dalla Siberia. Forse la valle dove siamo nati. Gregory, ti ricordi? Dormi, Alan. Vedrai, guarirai presto. Non hai capito, Gregory. Sto per morire. Calmati, Alan. Fuggi. Salvati. Tu hai un altro destino, fratello mio. Alan. Ti ho sempre dato un mucchio di preoccupazioni. Alan. Salve, ho un messaggio per tutti i campi di concentramento. Portate via quei tronchi, forza! Leggilo tu. La zarina è morta 15 giorni fa. Si comunica a tutti i comandanti che il nuovo zar è Pietro III. Che ci interessa? Chi è il nuovo zar? Per noi va sempre bene. Comandante, scusatemi. Che c'è? È morto un deportato. E viene a disturbarmi? È il fratello di Orlò. Chiudetelo dentro un sacco. È appena pronto, chiamatemi. Presto, muoviti. Ne volete, ufficiale? No, grazie. È passata la fame. Prendete le pale e scavate la fossa. Svelti. Sbrigatevi. Thank you.
Basta così. Dove volete scavare? Fino all'inferno? Avanti, buttatelo dentro. Giù! Carognato! Su, presto, Orlov, fuggiamo. No, Igor. No, non posso abbandonarlo così. Un giorno tornerò a riprenderti, Alan. E avrai tutti quegli onori che la tua coraggiosa vita meritava. Te lo giuro. Ora andiamo, Orlov. Presto. Ed ora, signori, voglio dedicare questo brindisi alla fortuna mia e dell'augusta famiglia imperiale. Viva lo zar Pietro III! Viva lo zar! Viva lo zar! Viva lo zar! Dunque, vi ostinate a preferire la vostra puzzolente vodka russa a questa eccellente birra tedesca. Perché non vi siete alzate per fare onore al mio brindisi, alla famiglia imperiale? Perché la famiglia imperiale è composta soltanto da voi e da me? No! Anche i miei zii dell'Holstein fanno parte della famiglia imperiale. Dovevate saperlo! Stupida! Conte Panin, volete raccontarmi qualcosa di allegro? Volentieri. Conoscete la storiella di quella moglie che non riusciva a liberarsi del marito ubriaco? Panin! Comandate, maestà. Ho deciso di insignire la contessa Voronzov dell'ordine sovrano. Se lo merita, più di chiunque altra. A quanto pare non ha apprezzato il vostro nobile e generoso gesto. Ma non addoloratevi. Io sarò sempre al vostro fianco, a consolarvi con il mio amore. Beh? Cos'è questo silenzio? Allegria! Bevete! Allegria! Et voilà, un noir. Je regrette pour vous, messieurs. Eh bien, nous pouvons recommencer. Faites bon jeu, messieurs, dames. Faites bon jeu. On peut faire encore. Faites, on peut faire encore, messieurs, dames. Faites bon jeu, faites bon jeu. Et rien ne va plus. Plus rien, plus rien. Cinq, bleu. À vous. Con permesso, signore. Pardon. Un instant, monsieur. Merci. Pardon, merci, pardon. Signor Conte, signor Conte, Sua Altezza Caterina è a casa vostra.
Quando è arrivata? Poco fa. Ho subito corso ad avvertirla. Au, madame. E dove l'hai fatta accomodare? Nel salotto, ma poi si è alzata ed è andata ad aspettarvi nel vostro studio. Ça c'est pour vous. Pour vous, madame. Pour vous. Vous avez perdu, monsieur. Je regrette. Et faites bon jeu, messieurs, dames. On peut faire encore. On peut faire. Rien ne va plus. Plus rien, plus rien. Cinq verres, cinq verres. Quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia. Chi vuole essere lieto sia, del domani non v'è certezza. Perché? Ma sentivo che c'era qualcosa di poco chiaro in quell'uomo. Pagato per amarmi. La zarina aveva ragione. Ecco chi è Poniatowski, un avventuriero. Uno sporco avventuriero. L'importante è indurre la Russia ad un'alleanza con la Francia. La granduchessa Caterina potrà esserci molto utile un giorno. E nessuno meglio di voi potrà riuscire a piegarla ai nostri intenti. Piegarmi. Capisci, Anna? Piegarmi! Avanti! Il conte Poniatowski. Dite al conte Poniatowski che non è più gradito, né in questa casa, né in Russia. Caterina. Perché la vita è così ingiusta? Perché non posso vivere come le altre donne? Ho un marito che mi detesta. Sono circondata da intrighi, da pericoli, da tutti questi uomini falsi. Ho sempre sperato di avere vicino a me qualcuno che m'amasse, che m'aiutasse con sincerità. E purtroppo non l'ho mai avuto. Io che posso avere tutto. Dimmi, Anna. Dimmi, esiste un uomo coraggioso, sincero, intelligente, onesto, in tutta quanta la Russia? Io solo comando qui. Io sono lo zar.
Se ho ben capito, maestà, insistete perché si concluda un'immediata pace con la Prussia. Proprio in questo momento in cui le nostre truppe stanno vittoriosamente combattendo contro i tedeschi. Forse sarebbe meglio cogliere il frutto di queste vittorie che ci potrebbero portare alla conquista di tutta la Prussia. Forse come generali valete qualche cosa, ma come politicanti valete zero. Zero! Alleandoci con la Prussia, potremo insieme alle truppe tedesche attaccare la Danimarca. La Danimarca? Un piccolo stato insignificante, di nessun valore, che ha sempre avuto ottimi rapporti con noi. Una mossa simile getterà su noi l'esecrazione di tutti i popoli del mondo. Voi mi contraddite sempre, Panin! Non ho chiesto il vostro parere! Volete saperne più di me? Ma state attenti! State attenti! Intanto, a cominciare da domani, tutti i reggimenti delle guardie, compresi i cosacchi, indosseranno questa divisa. La divisa dell'Holstein. E questa sarà la loro bandiera! Procedete. La bandiera. Avanti. No, Liubo! Non prendere quella bandiera! Ma è Orlov. Cosacchi! Non è la nostra bandiera! Ha ragione Orlov! Viva Orlov! Arrestate immediatamente quel traditore! Arrestatelo! Sangue fraterno! Presto al palazzo! Terminateli! Terminateli tutti! Non c'è più tempo da perdere. Il momento di agire è venuto. D'accordo. Ciò che mi chiedete, Panin, l'avevo pensato più volte io stessa. Ma è un passo grave, che forse può precipitare la Russia in un baratro. Ma non vi rendete conto che vi siamo già precipitati? Siamo nelle mani di uno zar completamente folle. Tra poco sarà impossibile tenere in pugno la situazione. Dov'è ora lo zar? È partito. Diretto alla fortezza di Kronstadt. Quando ritroverà il coraggio di uscire, ci sterminerà tutti.
Nessuno allora potrà più salvare la nostra patria. Voi amate la Russia, vero? Più di me stessa. Non avete altra scelta allora. Piegate il destino e sarete voi a vincere. Ma come possiamo vincere senza essere sicuri dell'esercito? Senza l'aiuto di un uomo fidato, capace di trascinare le truppe alla rivolta? Quest'uomo esiste, maestà. Un ufficiale valoroso, indomito, che il destino ha temprato nelle prove più ardue. Il suo nome? Schwering! Schwering! Dove si è cacciato quell'idiota? Maestà, Schwering è andato a provvedere per il cambio dei cavalli. Che si sbrighi! E anche Munich! Voglio arrivare a Kronstadt domattina. Ebbene? Non temere, cara. Faranno una brutta fine tutti quanti. E anche lei, la pazza. Sì. Per fortuna io vedo chiaro. Ho sempre sospettato che Caterina fosse pazza. E i pazzi sono pericolosi, sai. Insomma, cosa intendi fare? Devi agire. Tra una settimana ci sarà la cerimonia della vostra incoronazione. La nostra incoronazione, Lisa. La nostra. Perché una pazza non può sedere sul trono al fianco dello zar di tutte le Russie. Agli ordini, mio zar. Tutto è pronto. Possiamo riprendere il viaggio, se volete. No, Schwering. No. Non proseguiremo subito. Voi tornerete immediatamente a Pietroburgo, con una scorta armata. Stanno preparando la cerimonia. Non vogliono perdere tempo, a quanto sembra. Ciò significa che hanno paura di noi, Orlov. E questo tutto sommato mi pare un motivo di orgoglio, un motivo di consolazione. Consolazione magra, colonnello. Uscite, presto. Non essere impaziente, amico. Potrebbe capitare anche a te. Andiamo. Arrivederci, amici. In paradiso, naturalmente. L'inferno l'abbiamo già scontato. Volete muovervi? Su, da questa parte, sbrigatevi. Loro. Vi ripeto che la procedura è insolita. A scanso di responsabilità farò presente ai miei superiori che voi... Avete l'ordine di scarcerazione, non vi basta? Signori, abbiate la bontà di seguirmi. Prego, signori, non c'è un minuto da perdere. Liubo. Tutto è andato bene, Gregory. Rientrate immediatamente al reggimento. Liubo vi accompagnerà e vi comunicherà durante il viaggio tutte le istruzioni necessarie. D'accordo. Voi, Orlov, seguitemi. Eccellenza, non ci sarebbe un incarico anche per me? Vieni con noi.
Avanti. Brutte notizie, maestà. Ho saputo ora dai miei agenti segreti che lo zar ha emanato l'ordine di arrestarvi. Il capitano Zwerig è partito con questo preciso incarico. E in quanto al resto, Panin? Non so ancora nulla. La Tushev dovrebbe essere qui da un momento all'altro. La situazione non sembra favorevole ai nostri piani, vero? Tuttavia, Panin, sono certa che supereremo ogni ostacolo. Noi lottiamo per il bene della Russia. Questa è la nostra forza. Il nostro avversario non può averla. Chi è? La Tushev. Venite avanti, Orlov. Il conte Panin vi ha spiegato tutto? Sì, maestà. So delle vostre sofferenze e delle ingiustizie che avete subito. Non avevo mai neppure immaginato che il mio popolo fosse trattato così duramente. Ma ora è giunto il momento che tali infamie cessino in tutta la Russia. Ho bisogno degli uomini migliori per dare una vita migliore al mio paese. Ed è per questo che vi ho chiamato, Orlov. Sono ai vostri ordini, maestà. Il mio piano può fallire? Oh, no. Tutto il popolo è con voi. Non aspetta altro che il momento di chiamarvi zarina. Siete pronto, Orlov, a dare la vita per la Russia? E per la vostra zarina? In qualunque momento me lo chiediate. Maestà! Maestà! Zwerig è arrivato. Dovete fuggire, maestà, prima che sia troppo tardi. Alyosha, prendimi subito la mia divisa da colonnello della guardia. Voi, Panin, fate spegnere le lampade dell'anticamera. Porta qui il mio mantello nero. Quando sarà il momento lo indosserai. Sto per esporti a un grave rischio, Anna. Sono pronta a tutto, maestà. Aspettate qua e tenete gli occhi bene aperti. Devo vedere Sua Maestà. È urgente. Avanti. Beh, capitano Schwering, cosa volete a quest'ora? Maestà, per ordine dello zar, dovete seguirmi immediatamente. Sta bene. Siate gentile, porgetemi quel mantello. Grazie. Aspettate fuori mentre mi vesto.
Riguardatevi, maestà. Buon viaggio, maestà. Non mi chiedete, maestà, il motivo di quest'ordine? Siamo diretti alla villa di Orianenbaum. Questo non vi dice ancora nulla. Se tutto non andrà bene, Latushev, temo che sulla forca destinata a Orlov ci saliremo noi due. Ho il dovere di dirvi, maestà, che da questo momento siete in arresto. Voi siete. La pagherete cara. Arrestatela! Ora capisco. Avete visto due ufficiali cosacchi? Sì, sono usciti a cavallo dal cancello grande. Seguitemi! No! No! Vattene! Vattene! Non toccarmi! Non toccarmi! Maestà, che accade? Calmatevi, maestà. Non lasciarmi, Lisa. Non lasciarmi. Ho avuto un incubo. Una visione spaventosa. Ero vestita di bianco. Mi veniva incontro. Mi chiamava. Ho sentito il respiro gelido. Le orbite vuote! Non pensateci, Pietro. Era soltanto un brutto sogno. Mi libererò di lei per sempre. La schiaccerò come una vipera. Maestà. Perché Schwering non arriva? Maestà, Schwering non giungerà che a giorno fatto. La strada è lunga. Non voglio più aspettare. Non voglio più aspettare. Poi, come posso fidarmi di lui? Come posso essere certo? Sire, Schwering è un uomo abile e interamente dedito a voi, lo sapete. Sì, sì. Ma perché tarda? Munich! Munich, non andremo più a Kronstadt. Torniamo subito a Pietroburgo. Sì, partiamo subito. Ma a Kronstadt la vostra augusta presenza è attesa. Dovete dare il via alla flotta in partenza per la Danimarca. Non contraddetemi, Munich. Ho deciso. Voglio anticipare la cerimonia dell'incoronazione. Sì, ho deciso. La flotta e le armate possono aspettare. Come volete, maestà. Do immediatamente disposizioni. Aspettate. Forse è meglio restare. Sì. Liquidare tutto qui. Lontano da occhi indiscreti. Ma perché è tanto difficile decidere? Perché è tanto difficile? Pietro, basta! Sì, Lisa. Sì. Vi prego. È l'alba ormai. L'ombra gelida non può tornare. Schwering non tarderà. Maestà, siete ferita? No, no, non è nulla, ma il cavallo si è azzoppato. Salite. Perché tardano tanto? Dovrebbero già essere qui. Sta arrivando Liubo.
Non li ho incontrati. Forse hanno preso un'altra strada. Può darsi. La via di Cercovo, per esempio, è più lunga ma più sicura. Certo, colonnello. Credo che sarà meglio tentare da quella parte. Correte. Dovete trovarli ad ogni costo. Scendete presto. Non ci resta altro da fare. Venite. Eccoli là! Che mantengo sempre le mie promesse. Adesso possiamo andare. Al villaggio! In nome della Santa Madre Russia, noi dichiariamo decaduto dal titolo di Zar Pietro III e proclamiamo voi, Caterina, Zarina di tutte le Russie. Consapevole del sacro compito che vi attende, in questo momento voi prendete solenne impegno di fronte a Dio di dedicare la vostra vita alla patria. Giuro fedeltà alla Russia. E giuro fedeltà al mio popolo. Viva Caterina II! Viva! 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 Zverink! Zverink! Dov'è Caterina? Ho dato ordine di arrestarla, di condurla qui! Caterina! Caterina! Dov'è? Zverink! Arrestatela! Arrestatela! Generale, i cosacchi si sono ammutinati. Hanno deposto lo zar e proclamata zarina Caterina di Russia. Il terzo reggimento, in pieno assetto di guerra, sta marciando contro di noi. Caterina! Caterina! Dove ti nascondi? Vieni fuori! Caterina! Dove ti nascondi? Vieni fuori! Vieni fuori! Maestà. Dov'è Caterina? Siete in pericolo. I cosacchi si sono ribellati e vi hanno dichiarato decaduto. Caterina marcia alla loro testa contro di voi. Avete ancora una speranza di salvarvi, maestà. Il nostro esercito è pronto. Prendetene il comando, guidatelo alla battaglia. Siete pazzo, Monici. Lo zar non può correre questi rischi. È necessario, sire. Solo vedendo voi i soldati potranno rianimarsi. Mi sono sempre stati fedeli. Voi, Munich. Voi li condurrete alla battaglia. Sterminateli tutti, quei cani di cosacchi. Sterminateli tutti. Fateli a pezzi. Sterminateli. E Caterina? La voglio qui. Davanti a me. Dovrà strisciare i miei piedi. Come un verme. Pietro. Pietro.
Maestà, è giunto il momento supremo. Sulle nostre vite sarete zarina. Vincerete, Orlov. Buona fortuna. Fuori cannoni. Igor, Liubo, seguitemi con il primo plotone. Presto! Avanti! Che Dio lo assista. Thank you.
Pietro Holstein Brüning, siete in arresto. Non potete. Non potete. Sono lo zar. Sono lo zar Pietro III. Posso portarla con me? No. Andiamo. Il mio violino. Posso prendere il mio violino? Volete offrirmi il braccio, generale Orlov?